Calcagni, rappresento l'azienda agricola Girasole, che è una ditta individuale di Calcagni Serena. Siamo in comune di Monticiano e precisamente per localizzare l'azienda in modo migliore è in località Il Santo, vicino alle antiche terme di Petriolo. L'azienda si occupa prevalentemente di attività agrituristica, quindi diciamo che i poderi che ho preso in affitto prima nel 2008 erano 3, adesso sono diventati 5, sono destinati ad attività di case vacanze e proprio agriturismo. Nel 2008 ho iniziato l'attività prendendo in affitto 3 poderi della antica tenuta Il Santo, che è un'azienda originariamente di 1200 ettari. Io ne ho presi in affitto 3 dei poderi più 500 ettari più o meno di terreno. E nel 2013 ho ampliato l'attività di agriturismo prendendo in affitto sempre dalla proprietà Fattoria Santo anche il borgo della fattoria. Diciamo che l'attività principale appunto è dell'agriturismo, mentre per quanto riguarda l'attività dell'agricoltura viene svolta in alcune zone dell'azienda. Facciamo allevamento di vacche maremmane e cinte senesi per recuperare le razze in via di estinzione, che poi la produzione della carne, della vacca e del suino vengono destinate al chilometro zero al ristorante in posto dell'azienda vicino. Dunque nel 2012 abbiamo aderito e presentato una domanda per la misura 122 per il recupero e il taglio delle pinete per cercare di praticamente diminuire e migliorare quindi il terreno dove c'erano le pinete che erano in sovrannumero per dare forza alle piante autoctone che si potessero ripopolare. Soprattutto il nostro parte di azienda dove si trova la pineta che abbiamo recuperato ci sono moltissime piante di sughere secolari anche, ed è uno dei più grossi zone e blocchi all'interno della nostra oasi del Basso Merse. Noi ci troviamo in oasi anche, dove si trovano appunto queste piante secolari. Allora, innanzitutto vorremmo recuperare degli altri poderi all'interno dell'azienda per poter proprio destinarli all'attività dell'agriturismo, che è un'attività che ultimamente genera molto confusione all'interno della mente delle persone. Bisogna cercare di puntare nuovamente a che cos'è l'agriturismo, quindi a far capire alle persone la vita vera della fattoria e la vita vera di quello che era l'attività nel 1200, e riportare soprattutto le persone che vivono in una vita frenetica e piena di problemi, riportarli qui in mezzo alla natura e fargli capire che l'essenziale è la cosa che invece manca nella vita quotidiana. Quindi le persone che cerchiamo di portare qui nella nostra azienda sono persone che devono capire che quando vengono qui trovano pace, tranquillità, serenità, la natura, che è proprio una cosa che non manca, e soprattutto la buona cucina, che è uno dei grandi piaceri della vita ultimamente.